grande bombardamento a bombarde sui monti. Non si potrà mai immaginare il rumore, si è quasi sordi, però sino ad ora i nemici non mandano granate. Dopo pranzo continua il terribile bombardamento, mentre i nemici colpiscono da vicino la sabbiotella. Azione nuova e intensa sul Pilz e Corno. Bombardamenti forti, terribili. Non si potrà mai descrivere cosa è la guerra. Calma, nessuna granata è venuta a tormentarci. Sono stanco, non so se potrò resistere. Chi visita oggi i musei grandi e piccoli dedicati alla Prima Guerra Mondiale è colpito nelle ricostruzioni delle trincee da una grande massa di ferro che viene esposta per documentare la guerra di posizione e la sofferenza dei soldati di entrambi gli schieramenti. Se si visitano i luoghi dove la guerra fu combattuta, si possono incontrare grandi depressioni nel terreno in cui è ricresciuta l'erba. Sono gli antichi crateri delle mine che resero il paesaggio simile ad un deserto, in cui l'uomo poteva scendere e si ritrovava solo in una terra sconvolta. I crateri furono aperti non solo dalle mine, ma anche dal fuoco delle artiglierie. I cannoni erano diventati molto più rapidi e potenti. Alain era un pacifista che non si rifiutò di combattere. Nel 1917 fu ferito ad un piede e 20 anni dopo, nel 1937, pubblicò il suo ricordo della guerra a cui aveva partecipato. Il posto era pericoloso, ma avevo libertà di movimento e la capacità di reazione salva l'uomo nel pericolo. Quasi sul bordo del nostro rifugio, un 88 dirigeva il suo tiro fulminante. Tutti i combattenti conoscevano questo pezzo austriaco, il cui proiettile arriva prima del suono. Una sera eravamo fuori, uno di noi nelle mani del barbiere. Due soffi ci gettarono nel rifugio. Un momento dopo, un terzo proiettile esplose dove eravamo prima. Queste trincee si sono conservate a più di 100 anni di distanza dagli avvenimenti. Si trovano nel settore del fronte occidentale chiamato La Main de Massige, non molto lontano da Verdun, e possono dare l'idea di come i soldati vivessero nell'incubo quotidiano dei bombardamenti. Qui nel 1915 si svolsero durissimi combattimenti che non modificarono la linea del fronte. Ernst Jünger, nazionalista, filosofo, idealista e scrittore, morì a 102 anni. Ferito numerose volte in guerra e insignito della più alta onorificenza prussiana, definì l'avvicinamento al fronte come l'entrata in un grande laminatoio di un'acciaieria. Nel 1916 combatté nella battaglia della Somme.
Come a Verdun, l'inizio della battaglia fu preceduto da un violento bombardamento che durò una settimana. Sconvolse le linee tedesche, ma non le distrusse. La Somme viene definita come il più grande disastro nella storia militare britannica. Il 1 luglio 1916, giorno dell'assalto della fanteria, 60.000 uomini, di cui 20.000 uccisi, vennero messi fuori combattimento. Nonostante le perdite, l'offensiva continuò. La battaglia della Somme viene anche ricordata perché fu raccontata nel primo lungometraggio di guerra realizzato nella storia del cinema. È visibile su YouTube e mostra la potenza di fuoco dell'artiglieria britannica e la gioia di giovani soldati inesperti destinati al massacro. Ebbe un grande successo di pubblico. Il sacrario di Thiepval ricorda i caduti della battaglia. Le lunghe file con i nomi dei caduti incisi nella pietra sono la testimonianza più eloquente del fallimento di un'offensiva che doveva sfondare il fronte occidentale e mettere fine alla guerra, come quella di Verdun, scatenata dai tedeschi nel febbraio dello stesso anno. L'offensiva anglo-francese si concluse solo in un bagno di sangue, senza né vincitori né vinti. La potenza di fuoco dei cannoni non era sufficiente per porre fine alla guerra di posizione. Così Junger raccontò l'attesa della morte durante il bombardamento britannico in Nelle tempeste d'acciaio. Mezz'ora più tardi comincia il martellamento che ruggisce attorno alla nostra isola di naufraghi, come un mare sconvolto da un tifone. Le esplosioni, simili ad una foresta, prendono l'aspetto di una parete tempestosa. Stretti l'uno all'altro, accovacciati, attendiamo ad ogni istante il colpo che ci distruggerà, ci spazzerà via insieme alle nostre difese di cemento e ridurrà il nostro rifugio simile al deserto crivellato di crateri. Nel corso della guerra, in Francia, un cannone divenne oggetto di un vero e proprio culto. Era il famoso 75. Un pezzo a tiro rapido che si rivelò molto efficace. Qui lo vediamo posto davanti al memoriale della battaglia di Verdun. E al 75 si affidarono le speranze dei francesi. All'interno del memoriale ci accolgono una pila di proiettili d'artiglieria con accanto una maschera antigas, altro simbolo della guerra industriale. Il 75 era così popolare da divenire protagonista di numerose cartoline illustrate che oggi sono entrate nella memoria dell'immagine di quella guerra. Lo ritroviamo inciso anche su una delle tante fioriere ricavate da bossoli di proiettili d'artiglieria.
I bossoli arrugginiti ancora oggi emergono dalla terra sul fronte occidentale e sono esposti per i turisti anche nei musei a cielo aperto, a testimoniare la guerra industriale dell'acciaio, della chimica e dell'aria. Nel villaggio di Flesquières, presso Cambrai, e non distante dalla linea Hindenburg, un piccolo museo è stato creato attorno a Deborah, il carro armato britannico che fu ritrovato sepolto sotto uno strato di terra e che oggi è una delle testimonianze visibili su come dovevano essere questi mostri di ferro e d'acciaio che avrebbero dovuto sbloccare la situazione senza uscita del fronte occidentale. Deborah combatté nella battaglia di Cambrai, in cui nel 1917 i britannici fecero un largo uso della nuova arma che per un momento sembrò essere vincente. La controffensiva tedesca però riconquistò presto il terreno perduto. Deborah fu colpito ripetutamente e 5 degli 8 uomini che formavano l'equipaggio morirono. Oggi i loro corpi riposano nel cimitero militare di Flesquières. Se il carro armato non fu l'arma risolutrice della guerra, è certo che si mostrò sul campo di battaglia come qualcosa di impressionante. Erich Maria Remarque, nel romanzo Niente di nuovo sul fronte occidentale, pubblicato nel 1929, raccontò una guerra molto diversa da quella eroica proposta dalla propaganda nazionalista e nazista. Per questo Remarque divenne un esule e un importante testimone del pacifismo e dell'antifascismo europeo. I tank, da oggetto di scherno, sono diventati un'arma formidabile. Avanzano nella loro corazza, rotolano in lunga fila e ai nostri occhi esprimono più di ogni altra cosa l'orrore della guerra. I pezzi che ci fulminano con il loro fuoco tambureggiante, noi non li vediamo. Le ondate di nemici che ci assaltano sono uomini come noi, ma questi tanks sono macchine i cui cingoli sono una catena infinita come la guerra stessa. Sono la strage, quando macchine senza anima rotolano nelle buche e poi ne risalgono e non si fermano mai. Flotta di corazze mugghianti e fumiganti, bestioni d'acciaio invulnerabili che stritolano i morti e i feriti. Davanti a loro ci raggomitoliamo nella nostra pelle sottile. Di fronte alla loro violenza colossale, le nostre braccia sono fuscelli, le nostre bombe a mano, fiammiferi. Winston Churchill nel 1915 aveva suggerito di montare cannoncini sopra dei trattori cingolati e in grado di schiacciare il filo spinato e andare oltre le trincee. Ma questa idea fu applicata solo nel 1916, verso la fine della Battaglia della Somme. Nel 1917 il numero 183 della rivista francese Le Miroir consacrò la pagina centrale ai carri armati. La fotografia era spettacolare ed effetto. In primo piano un tank che sembrava superare una trincea.
Su un piano ancora più ravvicinato, un caduto di cui vediamo solo le scarpe. In campo lungo, altri tank avanzano nella pianura. La cattura di un carro armato, come vediamo in un'anonima fotografia conservata in un album fotografico, divenne un fatto importante e venne mostrata come un trofeo. Ancora Le Miroir pubblicava fotografie di un carro armato tedesco conquistato davanti al forte di La Pompelle, che difendeva la città di Reims. La macchina era stata fotografata frontalmente e di profilo. Si mostrava anche l'interno del carro. I carri armati francesi avevano una forma diversa da quelli tedeschi e britannici. Nell'opera in tre volumi Histoire illustrée de la guerre du droit di Camille Inzlain e pubblicata nel corso della guerra viene mostrato il carro armato francese 18 HP prodotto dalla Renault. Un'immagine diventò famosa per ricordare quest'arma durante la Prima Guerra Mondiale, il pesante automezzo cingolato nel fango di un campo di battaglia dopo un'offensiva che non aveva prodotto quei risultati che molti si aspettavano. Durante la Grande Guerra i tedeschi non presero sul serio la produzione di tank e dovettero pentirsene, ma presero la lezione e trasformarono il carro armato nell'arma strategica che sconfisse la Francia nel 1940. I francesi, al contrario, considerarono la nuova arma solo come uno strumento tattico, nonostante gli avvertimenti del generale Charles de Gaulle. Nel 1919 sulle Miroir comparve una fotografia che riassumeva l'atteggiamento francese, una gara sportiva tra carri armati con il pubblico in gita domenicale. Quando sui cieli della Prima Guerra Mondiale comparve l'aeroplano, non erano in molti a credere nel suo futuro. Alla fine della guerra le cose invece erano molto diverse. Il dominio dello spazio aereo aveva favorito, dicevano in molti, la vittoria contro gli imperi centrali. Nei decenni che precedettero il conflitto, alcuni romanzi immaginarono la guerra del futuro. Nelle illustrazioni che li accompagnavano, vediamo gli aerostati e l'artiglieria che cerca di colpirli. Nella guerra reale, i dirigibili tedeschi, gli Zeppelin, divennero ben presto una minaccia costante per le nazioni dell'intesa sin dal 1914. Nel 1908, George Herbert Wells, autore della Guerra dei Mondi, aveva pubblicato il romanzo La guerra nell'aria, in cui si prefigurava un conflitto totale combattuto nei cieli di mezzo mondo, e le sue previsioni sembrarono avverarsi. Ma con l'aereo tutto cambiava. L'ingombrante dirigibile poteva essere un facile bersaglio e il suo abbattimento veniva celebrato come una grande vittoria. L'aeroplano era piccolo, sembrava fragile e pericoloso, ma poteva trasformarsi in un'arma di appoggio alla fanteria e all'artiglieria. L'esplorazione aerea del territorio circostante il fronte si rivelava indispensabile nelle offensive e divenne un ottimo bombardiere con la costruzione di aerei sempre più grandi e potenti. Ci volle del tempo per capire le potenzialità dell'aeroplano. La sua insidia doveva rivelarsi vincente in una guerra che rimase immobile per quasi 5 anni. Come il carro armato, l'aereo doveva sbloccare lo stallo della guerra di trincea che provocava milioni di morti. L'impiego dell'arma aerea contribuisce anche allo sviluppo della fotografia aerea. Il paesaggio di guerra
viene fotografato e mostrato al pubblico dalle riviste con immagini in grande formato, di cui oggi a posteriori si può anche individuare un messaggio sul danno ecologico inferto dalla guerra a tante parti d'Europa. Spesso vengono mostrati luoghi prima e dopo i martellanti bombardamenti di artiglieria e si utilizza la definizione di paesaggio lunare. Nell'aria si muore. Moltissimi piloti restano uccisi a causa di incidenti causati da aeroplani ancora rudimentali, ma anche per la risposta del nemico che utilizza fucili e mitragliatrici. Un gruppo di soldati italiani a Venezia punta una selva di fucili contro il cielo in mancanza di una mitragliatrice. Per i fanti l'abbattimento di un aereo è come una festa. A un tratto il diavolo sembrò pencolare sulle ali che tremarono in cielo come quelle del falco impallinato dal cacciatore. Allora si udirono grida dei nostri soldati, i quali, sicuri d'aver colpito il bersaglio, sbucarono da ogni dove. Ne vidi ossessionati alzar le mani al cielo, al diavolo, in segno di imprecazione e di giubilo. Le vittime più famose nella guerra dell'aria sono il francese Georges Guynemer, il tedesco Manfred von Richthofen, il barone rosso, l'italiano Francesco Baracca. Siamo scesi all'interno di ciò che rimane di una trincea e in un bosco nei pressi di Verdun. Qui scesero altre nuvole, benefiche. Il cannone, il carro armato, l'aereo erano armi meccaniche. Il gas era una cosa diversa. Era l'espressione massima della guerra industriale. Penetrava nel corpo e uccideva in modo atroce. Distruggeva i polmoni o li lasciava colpiti per sempre. Era la chimica che entrava in scena nella guerra, proiettando la sua ombra sul futuro dell'umanità. L'impiego dei gas asfissianti sul saliente di Ypres il 22 aprile 1915 apre di fatto un nuovo capitolo nella storia della guerra. Se sono i tedeschi ad iniziare con i gas, tutte le altre nazioni belligeranti li seguono su questa strada. In un libretto di istruzione militare, edito dall'esercito francese e di proprietà del signor Henri Schumir, soldat de première classe, troviamo un questionario che riguarda il comportamento degli eserciti in caso di guerra. Alla domanda quali sono i mezzi proibiti, la risposta è vietato servirsi di veleno o di armi avvelenate. Dopo la battaglia della Marna, quando la guerra diventa di posizione e si comincia a dubitare della sua brevità, l'impiego dei gas trasforma l'immagine del soldato della Grande Guerra, che assume uno strano aspetto. È un uomo che combatte con una maschera sul viso. La maschera antigas diventerà uno degli oggetti simbolo per il ricordo della guerra. Per comprendere l'impressione che suscita l'impiego dei gas asfissianti, è significativa un'immagine tratta dalla rivista italiana Domenica del Corriere. È una tavola di Achille Beltrame e l'immagine risulta di grande impatto emotivo. Beltrame rappresenta questa nuova fase della guerra con i francesi che si difendono come possono dalla nuvola avvelenata e i tedeschi
che non sembrano combattenti, ma un gruppo di alieni simili a quelli descritti da Wells nel romanzo La guerra dei mondi, pubblicato nel 1898. Anche la didascalia è significativa. La brutta guerra. Con i gas asfissianti e non con le armi, i tedeschi riescono a conquistare trincee presso Ypres. In questo breve testo si possono individuare due motivi di fondo. Il primo è che questa guerra è diversa da quelle del passato e quindi brutta. Il secondo è che il gas asfissiante non è un'arma, ma un mezzo distinto e per questo ritenuto infame. Il gas è quindi un mezzo, si direbbe oggi, non convenzionale per combattere e chi lo usa dovrebbe essere bandito dalla comunità internazionale. L'Italia non è ancora in guerra, ma sta per entrarci. La mitragliatrice. Macchina infernale. La guerra fu dominata da un suono costante che si unì a quello dell'artiglieria. Era una litania di morte. La mitragliatrice contribuì all'immobilità del fronte. Scandiva una piccola frazione di tempo durante le offensive e nel fronteggiarsi a pochi metri. I soldati stanno uscendo allo scoperto. La vita o la morte dipende dal perfetto funzionamento della macchina. La mitragliatrice fu il simbolo di una guerra che non prometteva sconti. I campi e i corpi furono inondati da una pioggia di proiettili. Migliaia, milioni di colpi esplosi in poco tempo. Forse questa fotografia fu realizzata nelle retrovie ed è un falso. Ma nella vecchia rivista è rimasto un portafortuna, un trifoglio colto chissà dove. Tra il 2014 e il 2018 si è celebrato l'anniversario della Prima Guerra Mondiale, anzi i diversi centenari degli avvenimenti che l'hanno attraversata. È stata l'occasione per riflettere sul passato, sulla storia, per aggiornare la ricerca e far emergere aspetti nuovi di quella che doveva porre fine a tutte le guerre e che aprì invece un secolo in cui la capacità di distruzione è giunta alla sua massima potenza. Ci restano documenti cinematografici entrati a far parte della storia dell'umanità, una mole impressionante di fotografie come queste eseguite da un ufficiale italiano oppure pubblicate sulle riviste di cui si analizza il messaggio a chi era rimasto a casa. Tanto ferro e acciaio trasformati in strumenti di morte. I cimiteri di guerra, visitati anche dai giovani che vogliono apprendere la cultura della pace e della convivenza, mentre il tempo presente sembra scorrere indifferente accanto a croci e lapidi. Sono stati aperti musei privati e pubblici in cui si possono osservare le forme del ricordo
e della pietà. Da cassetti chiusi e dimenticati sono emerse le testimonianze scritte di chi a quella guerra partecipò o la subì e che oggi sono considerate dagli storici uno dei più importanti contributi alla ricerca. Un uomo e una bomba. Fotografia tedesca del 1918, posta in una cornice fabbricata con dei proiettili. Questo è l'artigianato di trincea, che oggi è considerato come una forma di arte popolare nata nelle trincee e nelle retrovie del fronte, e il cui studio rappresenta una delle ultime frontiere della ricerca. La capacità manuale e l'estro di tanti soldati che combatterono, ma anche la necessità, produssero un insieme di oggetti in cui è possibile ritrovare le tracce dell'espressione artistica che aveva animato i decenni precedenti la guerra, oppure della devozione religiosa praticata e sentita nelle trincee di tutti gli eserciti. Un vero e proprio risveglio. Fioriere di grandi dimensioni dimostrano il calibro delle bombe. Gli accendini costruiti con proiettili che recano incise le date di quegli anni bui. Un leone finemente lavorato su un tagliacarte di origine belga è simbolo della resistenza di un popolo. È un'arte di cui si parlò già durante la guerra nelle riviste di quell'epoca, che mostrarono esposizioni che dovevano raccontare alla gente non solo la capacità dei soldati di sopravvivere, ma anche quella di sopportare la prova. Era come una nuova crocefissione dell'essere umano, ricordata da una semplice penna che invitava a scrivere per lanciare anche un messaggio di pace. Purtroppo non fu così. Altre guerre continuarono e continuano.